Il punto che proprio oggi è stato un giorno, e grazie Mark per questa analisi, ma è stato un giorno in cui anche il Papa ha deciso di muoversi verso questa regione. È andato in Libano proprio perché in questo contesto estremamente complesso la situazione dei cristiani si fa ancora più complessa e ha detto pochissime parole, un messaggio importante a Beirut che poi riascolteremo insieme e alcune parole proprio mentre tornava nell'aereo con i giornalisti. Forse riusciamo a sentire questo brevissimo passaggio del Papa che però dà l'idea della preoccupazione per quello che si sta consumando in queste ore. Deve finalmente cessare l'importo di armi, perché senza l'importo di armi la guerra non potrebbe continuare. Vorrei a questo punto spostarmi verso Damasco, perché dicevamo oggi la visita del Papa in Libano. Il Papa è tornato sulla questione della primavera araba, dicendo la primavera araba è una cosa positiva, ma si impari la tolleranza. Giovanna da New York ci raccontava di quella che qualcuno sta già chiamando Arab Winter, perché la presenza di questi gruppi estremi sta mettendo duramente a rischio i risultati di quello che poteva a tratti essere un movimento di apertura e di liberazione sostanziale. La presenza dei salafiti, la presenza di gruppi integralisti non solo sta minacciando il resto della primavera araba, ma è una delle cartine di tornasole da utilizzare per capire anche quello che sta succedendo in Siria. In Siria, a Damasco, dovrebbe essere collegato con noi in questo momento Gianni Calessin. Allora, vista dalla Siria, quello che sta accadendo in questi giorni, come lo si legge? Visto dai cristiani della Siria soprattutto, che dicono avete scherzato quel fuoco e adesso vi state spottando, state sperimentando quello che noi sperimentiamo ormai da mesi, perché qui nei villaggi cristiani mi dicono i salafiti, i combattenti della Jihad mescolati a quelli che voi chiamate, oppositori sono arrivati da tempo, sono arrivati dalla frontiera della Turchia, sono arrivati grazie ai finanziamenti del Qatar, grazie ai finanziamenti dell'Arabia Saudita e rappresentano la parte più combattiva, meglio armata di queste unità combattenti dell'opposizione e molto spesso sono quelli che conducono una vera e propria persecuzione contro i cristiani, contro i loro villaggi, quelli che ci costringono ad abbandonare le nostre case, quelli che hanno distrutto le chiese, ad esempio ad Homs, quelli che ci rapiscono, che rapiscono i nostri figli e ci chiedono dei riscatti per riaverli indietro. Ecco, quello che Ecco. dicono i cristiani è il vostro errore occidentale di non ascoltare, di esservi dimenticati di noi cristiani che Ecco, crediamo in nel questo vostro stesso Dio. senso, Gianni Calessini, in questo senso la visita del Papa oggi a Beirut, com'è stata vissuta dai cristiani di Damasco? La visita del Papa è stata una visita di grande attesa perché i cristiani dicono di fronte all'assenza dell'Europa, di fronte all'indifferenza degli Stati Uniti, speriamo che almeno le parole del Papa e soprattutto quello che seguirà la visita del Papa da parte del Vaticano aiuti l'Europa a riaprire gli occhi, a ricordarsi che la fede cristiana, che è la fede dell'Europa, è nata in Medio Oriente e voi ve ne siete dimenticati. Allora, Gianni Calessin, noi ti ringraziamo per questo intervento in diretta dalla notte di Damasco e vediamo questo reportage che hai mandato a TV7 proprio per darci il senso di che cosa significa in questo momento di rivolta e di fazioni contrapposte in Siria vivere da cristiani lì dentro. Mi chiamo Maria Saad e faccio l'architetto. Ho studiato a Beirut, ho lavorato a Parigi e da 3 anni disegno mobili e arredamenti per una ditta italiana. Ora però sono stata eletta al Parlamento di Damasco. Ho deciso di andare in Parlamento perché volevo fare qualcosa per il mio paese in questo momento di crisi. Io sono prima di tutto una cristiana. Mi sono fatta eleggere come indipendente e non sono legata ad alcun partito. Maria Sadi oggi vuole andare a Sadnaya. È un piccolo villaggio cristiano, distante una trentina di chilometri da Damasco. È il villaggio della sua famiglia. È il villaggio dove è nata.
ma è anche il villaggio che accoglie i cristiani in fuga dalle zone dei combattimenti. Quasi tutti trovano rifugio in un antico monastero cristiano e Maria vuole andare lì per ascoltare le loro storie. Qui in Siria prima stavamo bene, vivevamo tutti assieme, uniti e in pace. Poi sono arrivati quelli lì. Stanno distruggendo il paese, vogliono mettere le mani sulla nostra società. In questo convento accogliamo sia le famiglie cristiane sia quelle musulmane scappate da Homs. Vengono qui perché hanno perso le loro case, ma anche perché hanno paura dei militanti armati. Da quanto ne so io, quando l'esercito arriva nei villaggi, la popolazione lo accoglie senza problemi perché si sente più sicura. I militari non entrano nelle case dei civili per ucciderli o per fare delle stragi. A farlo sono gli altri, quelli che dicono di poter rapire e sgozzare uomini e donne nel nome di Dio. Ora andiamo a vedere le famiglie fuggite da Homs, Hama e altre zone intorno a Damasco. Vivono qui, nella scuola a fianco al convento. La situazione a Homs è orribile. I nostri quartieri sono stati tutti occupati dai militanti armati. Le chiese sono state distrutte. E noi abbiamo dovuto abbandonare le nostre case. Non si può più nemmeno camminare per strada. Sparano tutto attorno e spesso non sai neanche da dove arrivano i colpi. I militanti armati hanno preso mio padre e l'hanno portato nelle loro zone, nel quartiere di Jebel Jandal. Anche mio cugino, che fa il commerciante, ha fatto la stessa fine. È stato preso sulla strada mentre era in macchina. Gli hanno rubato i soldi e svuotato l'auto di tutta la merce. Poi l'hanno abbandonato in mezzo alla strada, nel cuore della notte. Non solo noi cristiani, anche i musulmani hanno paura. Ormai viviamo tutti nel terrore.